Ben ritrovati in studio per la seconda parte del nostro TG. Parliamo adesso di politica. Conferenza stampa questa mattina al comune di Comiso da parte del sindaco Filippo Spataro, che ha tracciato il bilancio dell'attività svolta nei primi 6 mesi ed ha annunciato anche i progetti per l'anno che verrà. L'attenzione è stata focalizzata sulla questione dei bilanci dell'ente, sull'aeroporto e sui precari, ma vediamo il servizio. Conferenza di fine anno del sindaco di Comiso, Filippo Spataro. Questa mattina il primo cittadino, insieme ai suoi assessori, ha voluto incontrare la stampa per tracciare un bilancio dei primi 6 mesi alla guida dell'ente e per tirare le somme dell'attività svolta ed annunciare i progetti per l'anno che verrà. Spataro ha focalizzato l'attenzione sulla situazione che riguarda i conti dell'ente comunale. Al Senato è stato approvato di recente un emendamento che è stato inserito nel decreto milleproroghe, che consentirà al Comune di Comiso di evitare la dichiarazione di un secondo dissesto finanziario e darà la possibilità di risanare il buco utilizzando tre bilanci, il 2011, il 2012 e anche il 2013. Al momento si attendono ancora risposte da Roma per quanto riguarda gli strumenti finanziari preventivi 2011-2012 inviati ad agosto, ma ancora non analizzati dalla Commissione Enti Locali del Ministero dell'Interno. L'emendamento approvato comunque eviterà lo scioglimento del Consiglio Comunale e soprattutto l'invio di un commissario che avrebbe potuto aumentare ancora di più le tasse. Altra questione molto delicata è quella che riguarda i 47 precari del Comune, oramai da un anno a casa in attesa di essere reintegrati. Il primo cittadino ha spiegato che è stato predisposto un piano di rientro che dovrebbe consentire in 3 anni di assumere il personale già a partire dal prossimo anno. Altro aspetto che il sindaco Spataro ha affrontato nella conferenza stampa riguarda la spending review a proposito di risparmio per quello che riguarda l'ufficio stampa e il materiale cartaceo e poi il nuovo sito istituzionale che sarà rinnovato e reso quanto più completo di informazioni e consentirà ai cittadini di usufruire di maggiori servizi. Ed ancora per il 2014 ci sono alcuni progetti in cantiere che riguardano il Museo di Scienze Naturali di Comiso, il settimo in Italia per quantità di reperti, il regolamento dei chioschi, la manutenzione del verde e delle strade. Infine il sindaco ha parlato dell'aeroporto di Comiso. In previsione nel nuovo anno si parla di circa 300.000 passeggeri e dunque, ha spiegato Spataro, la città di Comiso dovrà farsi trovare pronta, più pulita, più accogliente, ma soprattutto più organizzata dal punto di vista infrastrutturale. Bisognerà anche approfittare del fatto che adesso il Magliocco è alternato a Fontana Rossa. L'auspicio, ha concluso il primo cittadino, è che quanto prima possano essere assegnati gli spazi per le attività commerciali all'interno dello scalo, mentre presto sarà emesso un bando pubblico per quel che riguarda le aree circostanti per sondare le idee dei privati. E adesso cambiamo argomento e parliamo di economia. Sembra che a partire dal nuovo anno, ormai imminente, assisteremo a degli aumenti previsti in tutti i settori. Dall'1 gennaio raffica di aumenti in tutti i settori. Gli aumenti colpiranno i servizi postali, i trasporti locali, i rifiuti e persino caffè, snack e bibite che si trovano nei distributori automatici. Un colpo durissimo per le tasche degli italiani che sono già stremati dalla crisi. Con questi rincari gli italiani si aggiudicheranno il primato dei cittadini più tartassati di tutta Europa. Già tra il 2012 e il 2013 le tariffe locali e nazionali hanno subito un aumento superiore rispetto a quello della media europea. Un discorso a parte è quello poi affrontato per i consumi di luce e gas. Se da un lato nell'ultimo periodo abbiamo assistito ad un abbassamento delle tariffe, dall'altro canto gli italiani continuano a pagare per l'energia più che nel resto di tutta Europa. Per quanto riguarda invece l'aumento di lettere raccomandate, Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, ha affermato che il rincaro delle tariffe postali ingiustificato e come tale saranno presi provvedimenti sia dal Codacons che dal TAR. E tra poco scatteranno le agevolazioni per i consumatori da parte degli esercizi commerciali. I saldi potranno avere inizio dal 4 gennaio al 15 marzo e per il periodo estivo dal 1 sabato di luglio fino al 15 di settembre. Le vendite promozionali invece potranno effettuarsi dall'1 febbraio al 15 maggio e dall'1 agosto al 15 novembre. E adesso a proposito del Natale vi proponiamo un servizio che riguarda l'allestimento del presepe vivente all'aeroporto di Comiso, una bella iniziativa che ha visto tanta gente che nel giorno di Natale ha visitato lo scalo. Vediamo. Il Magliocco diventa Betlemme per un giorno. Nella giornata di Natale è stato allestito un presepe vivente all'aeroporto di Comiso, una location insolita ma che ha reso lo scalo particolarmente accogliente, grazie alla magica atmosfera che il presepe regala.
Ad organizzare l'iniziativa, unica nel suo genere, è stata la parrocchia della chiesa di San Giuseppe, in collaborazione con il comune Casmeneo e la Soaco. Diverse le scene rappresentate dai vari personaggi, dall'Annunciazione dell'Angelo a Maria fino alla Grotta della Natività, senza dimenticare naturalmente i Re Magi e gli antichi mestieri. Sono molto contento dell'iniziativa, ha dichiarato il presidente della Soaco Rosario Di Bernardo. Una scelta che conferma ancora una volta la valenza sociale del nostro scalo, un aeroporto del territorio e per il territorio, che anche in occasione delle festività natalizie tiene a far sentire la propria vicinanza alla gente. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Ospite di oggi la professoressa Flavia Laperna, docente di percussioni e musicista dell'Orchestra Sinfonica della RAI. La puntata andrà in onda alle 15.20, 17.40, 20.50. E anche questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo sempre che potete seguirci sul nostro sito freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento. A domani!